domani mi sposo! Dubbi? No, che dubbi? Tutto a posto, tutto a posto. A me sembra che c'è più di un dubbio. Lui è come il pane, sa da fare una cosa, papà, vero? L'importante è che ci sia l'amore, ecco. C'è un matrimonio, c'è l'amore. Damiano, sta l'amore o non sta? Si è svolta questa mattina presso il Cinema Adriano di Roma la conferenza stampa di Io che amo solo te, film diretto da Marco Ponti, tratto dall'omonimo romanzo di Luca Bianchini. Tra i vicoli assolati e colorati della cittadina di Polignano a Mare si intrecciano le storie dei protagonisti del film: Ninella, Maria Pia Calzone, 50 anni e un grande amore, Don Mimì, Michele Placido, con cui non si è potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato. Sua figlia Chiara, Laura Chiatti, si fidanza proprio con Damiano, interpretato da Riccardo Scamarcio, il figlio dell'uomo che ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il film è un viaggio tra le varie sfaccettature dell'amore, quello più maturo ma fatto di rimpianti, che torna in maniera prepotente e di fatto si completa con le nozze dei più giovani. Tra ironia e commozione, Io che amo solo te porta in sala il fascino della Puglia, in cui regnano ancora antichi valori e tanta bellezza. Io che amo solo te sarà in sala dal 22 ottobre. Sì, ma non credo sia un problema dell'amore, credo sia un problema delle vite, cioè a volte la vita prende delle direzioni anche rispetto all'amore che non avevamo scelto e che dobbiamo prendere perché le circostanze ce lo impongono, e poi questo crea grande rammarico e grandi rimpianti per tutta la vita. In realtà credo che sia un modo per raccontare a chi è più giovane che è bene prendersi quello che il cuore vuole piuttosto che rimandare o lasciarlo andare per altre cose che non riguardano il cuore. Credo che sia una bella lezione. Senta, per te la scena più bella sul set, quella che ha girato, per cui è rimasta impressa? È stato il ballo, perché c'erano tante comparse, c'era tutto questo, tutto il matrimonio, tutti i partecipanti al matrimonio, ed era cantata live, in diretta, con gli archi, quindi era anche molto emozionante, con la voce della musica stupenda, e insomma dovevamo raccontare senza parole, che è più difficile, quindi quello è stato molto emozionante. Quello che mi è piaciuto di più è la tenacia a tenere insieme questa famiglia di donne e a rimanere ostinatamente nel posto in cui stava, superando magari le male lingue del paese, no? E in questo mi corrisponde molto, nella tenacia.